Si estende in provincia di Pistoia la rete dei comuni che aderiscono al progetto Scuole Sicure del Ministero dell'Interno, rete cui con l'accordo sottoscritto dal prefetto Gerlando Iorio e dal sindaco Simona De Caro si aggiunge Monsummano Terme, che ha già sviluppato nel contesto di Scuole Sicure un'iniziativa per prevenire lo spaccio di droga. Il progetto prevede da parte nostra della Polizia Locale una duplice chiave di intervento, sia dal punto di vista formativo all'interno delle scuole e delle famiglie con incontri con comunità e il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nei processi di prevenzione e formazione, che dal punto di vista preventivo e repressivo, grazie all'acquisto di strumentazioni high tech nella lotta contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti, che prevedono l'acquisto di un drug test e di altre apparecchiature di tipo APR, quindi aeromobili a pilotaggio remoto, che ci permetteranno quindi di aprire scenari investigativi unitamente alle altre forze di polizia, fino adesso non mai tentati all'interno della provincia di Pistoia. Per impiegare poi concretamente il drone avete anche formato il personale? Assolutamente sì, abbiamo all'attualità il 90% del personale effettivo in servizio e munito delle licenze aeronautiche per il pilotaggio dei droni, dei quali ci andremo a rifornire presto, a munire presto, e un'ulteriore aliquota di personale destinato ad operazioni di polizia ambientale e di polizia giudiziaria sarà ulteriormente formato anche nelle specializzazioni che ci permettono di operare in ambienti urbani ed in ambienti cosiddetti a rischio elevato. Nell'incontro con il prefetto tenuto nella sala Iozelli sono stati premiati agenti di polizia municipale per operazioni di polizia giudiziaria e ambientale svolte a tutela della cittadinanza sul territorio di Monsummano, tra i quali lo stesso vicecomandante.